Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mephisto, Ellie, Yuk e Altair. Yuk. Yukala. Yupak, no, come chimica, vabbè. Sono una cimice. Che cazzo è Yupak? È un abbilanciamento, lascia stare. Oggi parleremo dei giochi che faremo in gameplay quando avremo il programma. Quando avremo il programma adatto, e farò una piccola recensione in 4x4, 2x2, 4. Comunque, ci saranno molto probabilmente Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Icciane maledetto. Ci saranno Uncharted. Okay. Uncharted 3. Ma due di Uncharted secondo me non ci stanno, quindi Uncharted no. 1 forse se abbiamo voglia. Assassin's Creed è molto probabile. Assassin's Creed, questo. Dobbiamo scegliere quale dei tre, anzi tutti. Quattro. Quest'altro Assassin's Creed. Quest'altro Assassin's Creed. Quest'altro Assassin's Creed. E adesso prenderemo anche Assassin's Squadro, che vabbè, tanto... E poi si giocherà sulla mia PlayStation 4. Che forse quindi cosa, un po'. Poi Beyond, ovviamente. Dovevo parlare io. The Last of Us. Infatti è l'ultimo che ha morito. Prototype. Questo qua, insomma. Skylanders, Swap Force. Che sicuramente non faremo. No, beh, questi gameplay qua li faranno fratello, che vabbè. Sì, infatti, perché lui è troppo figo per fare Beyond Two Souls. Però intanto l'ho giocato tutto. Senti, e tu neanche. Senti, io non ce l'ho la PlayStation 3, quindi... E poi, su cosa vuoi fare la recensione? Allora... Faremo anche dei giochi per computer come Aoni, Outlast, Crisis 3, eccetera. Ora, recensione in 4x4. Parleremo di Alice in Cloverland. È una shoujo romantica di cui per ora ho letto pochissimo. Soprattutto ho solo il primo a casa e gli altri invece li ho letti tutti su internet. Quindi spero di essere abbastanza conosciuto. In tal caso correggetemi. Allora, praticamente è una shoujo romantica, parla di Alice. Non ce l'ho il manga, che palle. Vabbè, parla della storia di Alice, che è molto ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Fantastico. Un altro manga che è molto ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. No, non ne devi parlare. Ne parleremo dopo tanti anni. praticamente è una shoujo romantica, parla di Alice che entra nel mondo, di Earthland. Viene rapita in pratica dal Bianconiglio, che è innamorata di lei, quindi conosce tutti i suoi particolari. Sì, Bianconiglio, è quasi un pedofilo. Praticamente nella storia Bianconiglio cerca di farla ambientare. Tipo sono uno qui, uno lì, uno lì. E poi mi riprende da qui. Guardate un po', spegna questa. Poi da qui. Vabbè. Ehi, non me lo mette davanti. Praticamente. Sì. Fatemi ragionare su quello che devo dire. Ma se forse lo abbassi un po', ci si riprende la faccia. Sì, perché la mia faccia è sexy. No? Vorrei mettermi piercing finto, però poi sembro troppo bimbo minchia style. Allora, grande puffo. Grande puffo. Guarda questi due giochi, vedi questi due giochi? Li vedi? No, da dietro non li vedo. Vedi questi due giochi? Facciamo così. Tipo, camera, tieni così. Io tengo così. Anzi, così. Cambia gioco, quello non mi piace. No, infatti. Questo che mi piace pure a me. E te ne tieni uno. Uno in alto, con la bocca. Ah, mi scusi. Dove sei? Più in alto, nana. Non è una banana. Praticamente viene rapita. Sta nel mondo di Earthland. Ci sono dei trasloti qui, quindi va in Cloverland. Perché spassano, eh? Arriva lì in città, tutto tranquillo. Il Bianconiglio vuole lei non lo vuole. Alla fine arriva un pezzo particolare che è un pochino over 21, cioè over 21. Praticamente il cavaliere, che ne ha risentito del trasloco, visto che il suo migliore amico era l'orologiaio, se non mi sbaglio, oppure era quello del gioco. Penso sia l'orologiaio. Qui mi si vede solo il dito. solo era l'orologiaio.
Decide, non decide, ha dei sbalzi d'umore, cambia completamente l'atteggiamento da protettivo, arriva perfino a toccare nell'intimo, nel vero senso della parola, la protagonista, Alice, arrivando a palpando, a parparle il seno, darle un bacio. Sei sicuro che sono in te? No, è una show show romantica, insomma show show, sembra un racconto per i 23 anni, però vabbè. È molto carino, sì. Lo consiglio, no. Ovvio, se non lo raccontavo. Praticamente il bianconiglio riesce a proteggere Alice in quel momento. Non vedo un cazzo. Dammi un occhialo. Dammi due occhialo. Ok. Dammi il terzo occhialo. Così vedo in 3D. No, piantate. No, non si vede. Ok, ci vedo. Ok, la tele. Non ci adesso vedo. Non ci vedi. Doppia prospettiva, allora. Gioca per il video. Sì. Fermo. No, no, io non so il video. Tenga. No, potrei farlo qua. Tenga. Allora, praticamente. Mi sono perso. Sono arrivato a sì. Il bianconiglio riesce a salvarlo sparando un colpo. Però lui riesce a sopravvivere. E lo caccia via. Allora Alice si sente un pochino in colpa perché sa che è il bianconiglio è innamorato di lei. Allora gli propone un appuntamento. Girano, vanno nelle giostre, vanno al centro benessere, al centro commerciale, tutti questi cazzi. È il bianconiglio, si chiama bianconiglio. Lo conosce Alice in colpa? Praticamente sì, arriva a un certo punto dove dei personaggi che non hanno nessun ruolo nella storia toccano Alice per aiutarla, per dirle dove sono, perché il bianconiglio li ha lasciati per 2 minuti, se cessa lo stesso. Siamo tra contatti. Ah, il naso, cazzo. Adesso lo mette sul wifi, sai, il bianconiglio. No, aspetta, mi sta meglio. Tipo... Mi sento il cervello che non ha più ossigeno. Stavo già mirando là. Trapianto di cervello. No. Aspetta. Stai facendo? Sto cercando una cosa chiamata ringhiera dei cinesi. Ringhiera? Quello che fa. Prendimelo nel giubbotto che me lo metto. Io non lo so. Oppa, manga star. Sexy spia? Cosplay. Cercalo! È in una bustina. Ah, ok. Praticamente li uccide. L'ho detto che erano quelli senza. Vabbè, senza volto dei personaggi che non hanno nessun senso nella storia. Che non hanno nessun senso. Questa è una roba buona. Che non hanno nessun senso nella storia, quindi per loro sono inutili. Per lui sono inutili, li uccide. Cioè, per dire. Ma ancora li ho toccati! No! Ma davvero? Gli volevo solo dare una mano. Sì, lo so, ma non voglio toccare, vabbè. Stai dicendo? 9-4 per Nico. Cazzo! Il mio è più figo, guarda. Anche questo qua è cinesino, però è più figo. Sì, perché è vero. No, si sta illuminando. Vabbè, adesso è un fattone. Sì, è bella zio, come butta raga pure i guanti da fattone, io Mino, se non hai il cucchiaino. No, hai sbagliato, io Mino. Se ti dimentichi il cucchiaino, lo prendi, lo fa, lo squizzi, e col gusto ti sintonizzi. Io, fra, il mio ci sta. Dov'è lo shrink che mi suicido? Uccida direttamente lui, no? Sto cercando, cazzo! Allora, sì, praticamente lui la ripalpa, no, il bianconiglio la palpa, la bacia, finisce la storia così alla merda. Che voti gli dai? Vabbè, da 1 a 10, allora, come grafica gli do un 8. La grafica, come disegnato. Anche se sono una merda a disegnare. Insomma, mezza merda. Non del tutto. Allora, gli do un 8, yeah. Molto bello, soprattutto in alcune scene, tra cui le palpatine. L'ambientazione anche essa molto bella, quindi gli do un 8 e mezzo. Il tipo di storia a cosa è ispirato gli do un 9, perché è difficile trovare dei manga, degli anime ispirati in modo efficace alla storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma io guardo, sto ancora leggendo. Cioè non c'entra un cazzo con Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì.
Non c'è solo perché una Alice. Si chiama Alice. No, cioè Alice, il cappellaio matto, il gatto, il gatto. Per i personaggi basta. Ovvio. Beh, anche la storia. Sì, lei che cos'è? Cos'è? Ricordamelo. È un coniglio? Sto uccidendo tutti io. Però cos'è? È un gelato, cioè, c'hai? Bianconiglio o nero coniglio? Nero coniglio. Il coniglio è nero, ovvio. Sai che il nero porta sfiga. Ma però snellisce, quindi il nero è figo. No, basta, sembro ricchio. Mi sto deprimendo. Sì, comunque leggetelo, molto bello. Io come valutazione gli do... Hai già detto! Valutazione complessiva. Ah, ok. Idiota. Gli do 8.5. Ora c'è il gameplay dietro. Spostati! Anche lui si vede comunque, perché sta con questo qua si vede. Ah, si vede, no. Ah, sì, vero, si vede... Yeah. Uno, un, due, tre. Oh, segui, segui me. Ma mi mancano quattro, tutti. 5, 6, fammi capire. Fammi sentire se ci sei. I, se, oh, no. Sei tu. Benvenuti nel mondo delle apparenze. Dove apparire è più importante che essere. Mio Dio, le fatti volte. Allenati che fa bene. Allenati che fa bene. Possiamo salutare? Cioè, allenati che fa bene è un doppio senso. Allenati che fa bene. Allenati, che fa bene. Saluta. No, devo fare la battuta brutta. Ok, vai. Che colpo, eh. C'ho una vacca con un fucile in spalla. No, arriva il conto di che stai andando a fare? Baccaccia. Ciao, ciao ragazzi.